i problemi del lavoro, la protesta degli operai Alcoa oggi a Roma, sempre più vicino l'investitore che dovrà farsi carico della produzione per i prossimi 10 anni, ma il vero nodo da sciogliere è il costo dell'energia. Claudia Stamerra. Sotto il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma i cassa integrati Alcoa sono ormai di casa all'interno dell'edificio L'Incontro Regione, Parti Sociali e Governo. All'uscita Francesco Piglia, Russo Adulta, agli operai, un'avvertenza difficile, ma ci siamo impegnati a trovare condizioni economiche stabili per il riavvio, ha poi reso noto il governatore. Le attese sono forti, la speranza del centinaia di cassa integrati è che a Porto Vesme si riprenda a produrre. All'orizzonte potenziale investitore, il nome più grosso che circola è quello della multinazionale Glencore. Le speranze appese al Il filo del costo dell'energia per restare sul mercato deve essere competitivo, intorno ai 30 euro per megawattora. Abbiamo condiviso con i lavoratori il percorso che stiamo seguendo di confronto con un importante operatore internazionale che noi speriamo possa presto manifestare un interesse. Tra i passi avanti che stiamo facendo è la definizione del contesto proprio sul fronte dell'energia che consenta di dare stabilità e certezze all'investitore. Si confida nell'accordo Regione-Roma sull'energia che possa dare il via libera. L'intenzione di Pigliaro è quella di chiudere la partita al COA a fine agosto. Martedì prossimo ancora al Ministero un tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali e l'azienda.